tante persone presenti in queste sale, mai viste così tante donne e uomini, dimostrano evidentemente quanto amore c'è in città, ma non solo in città, soprattutto nel nostro mezzogiorno, dalle testimonianze che abbiamo sentito, per Gerardo Malotta. E anche la diversità e le differenze delle persone dimostrano come Gerardo fosse profondamente popolare e capace di arrivare nel cuore di tutte le generazioni e anche rompere catene e pregiudizi di vedere nell'altro e nel diverso un pericolo. Non c'è dubbio che il pensiero di Gerardo rimarrà per sempre, le cose che sono state magistralmente dette adesso rimarranno sempre, però io sinceramente, a differenza di altre circostanze, devo riconoscere che Gerardo era, quando ero anche io giovane, poi preparavo un concorso di magistratura, quanti convegni, anche coraggiosi, che Gerardo ha ospitato su temi molto delicati, quando lo vedevo entrare, già ne veniva dopo un po' che si iniziava a parlare, ne percepì il carisma, ne percepì una persona che sapeva personificare etica, morale, filosofia politica, filosofia del diritto, storia, pensiero, azione, e quando parlava non era solo la conoscenza, la storia, la diffusione del pensiero, una cultura immensa, ma lui invitava alla ribellione, alla rivoluzione per adottare e realizzare gli ideali di cui deriva. Lui credeva profondamente che anche attraverso il diritto si potesse trasformare la società, ma l'ho visto sempre profondamente popolare, sempre guardare ai più deboli, alla classe operaria, agli emarginati, anche le ultime riflessioni che ci ha consegnato sull'Europa, sul pericolo del filo spinato, delle mura, dei restringimenti. Ecco, Gerardo personificava quella volontà individuale e collettiva di rimuovere gli ostacoli che ancora oggi impediscono lo sviluppo fino in fondo della persona umana. Quindi dispiace dirlo, ma la sua assenza non la vivo attualmente con l'abile. Sicuramente a noi tocca, con i nostri corpi, le nostre menti, i nostri cuori, per sentire quel suo messaggio, con la sua profondità di pensiero, che lo fa un grande napoletano. Forse non è un caso che Gerardo Malotta sia profondamente napoletano, con le sue radici culturali, per il suo spirito libertario, per il suo anelito di giustizia, e lascia veramente in tutti noi che si sono formati attraverso quei suoi messaggi, con la sua forza, con la sua passione. Quante volte l'abbiamo ascoltato qui in altri luoghi, non si interrompeva mai e alla fine noi eravamo tutti più ricchi, non materialmente come ha insegnato la sua vita, ma spiritualmente e soprattutto nel cuore e nella mente. Lui sapeva spezzare catene. Ciao, ciao.